Ci stiamo rapidamente avvicinando alla fatidica data del novembre 2019 di Blade Runner. E se le macchine volanti sono ancora una chimera, tante delle profezie del cyberpunk si stanno pian piano avverando. In attesa che arrivi il 2077 di CD Projekt Red, vediamo quali sono stati i migliori videogiochi che ci hanno insegnato come sognare pecore elettriche o cavalcare gli oceani digitali della matrice. Impreziosito dalla presenza e dalle musiche di David Bowie, Omicron di Nomad Soul di David Cage ha saputo cogliere il meglio delle suggestioni del cyberpunk, non fermandosi ai capisaldi del genere, ma avventurandosi anche in territori quasi mistici, raccontando l'eterna battaglia tra il bene e il male, rompendo anche la quarta parete. Il tutto con dinamiche di gioco estremamente varie, quasi ci trovassimo di fronte ad un classico multievento. Sviluppato da Bullfrog Production di Peter Molyneux, Syndicate è cyberpunk nella sua accezione classica. Il gioco è uno sparatutto isometrico tradizionale, dove a capo di una delle corporazioni dobbiamo lottare contro i nostri rivali per il dominio globale, non più ad appannaggio degli stati nazionali. Per farlo, bisognava sfruttare una serie di innesti robotici per incrementare le nostre capacità. Tutto come da manuale del cyberpunk, insomma. Uscito nel lontano 1994 e sviluppato dai ragazzi di Broken Sword, Beneath a Steel Sky è una tipica avventura grafica punta e clicca, probabilmente non la migliore del suo genere, ma senza dubbio perfetta per mettere in scena un cupo futuro distopico post-apocalittico. La storia è ambientata in un'Australia fatta di gigantesche città-stato in lotta tra loro, strutturate a livelli e dominate da supercomputer. Tematiche classiche, ma immerse in un setting davvero originale. La voglia di raccontare grandi storie è tipica di Hideo Kojima e lo dimostra col suo secondo gioco, Snatcher, un anno dopo il primo episodio di Metal Gear. C'è tanto Blade Runner e Terminator in quella che oggi chiameremo visual novel, una compiuta sintesi delle tematiche cyberpunk e fantascientifiche dell'epoca. Fiore all'occhiello, le splendide animazioni 2D che evidenziavano le ambizioni registiche dello sviluppatore giapponese. Anachronox è stato un bizzarro esperimento, a metà tra i JRPG a turni e gli action occidentali. Una piccola perla dal finale apertissimo, ma sfortunatamente senza un seguito. L'ambientazione è fantascientifica, ma lo spirito del gioco, dietro una solida patina di humor, è tutto cyberpunk. Il protagonista è un investigatore che non ha nulla da invidiare al Deckard di Blade Runner. Magia, fantasy e cyberpunk sembrano un miscuglio sbagliato a priori, e invece Shadowrun su Super Nintendo dimostrò che non c'era nulla di errato. Basato sul gioco da tavolo dallo stesso nome, questo interessante action RPG isometrico fu sin troppo avanti per il suo tempo e per questo poco conosciuto dal grande pubblico. Senza dubbio uno dei migliori, complessi e stratificati giochi di ruolo della sua epoca. Deus Ex è il videogioco cyberpunk per eccellenza. Sandbox ricco di possibilità e scelte gravide di conseguenze, il tutto innestato su meccaniche da shooter in prima persona, ben salde su uno scheletro da complesso gioco di ruolo. C'è davvero tutto in Deus Ex: transumanesimo, teorie del complotto, terrorismo, alieni e leggende metropolitane. Un vero e proprio capolavoro, talmente ben riuscito da essere spesso incluso tra i migliori giochi di sempre. Solo dopo 15 anni si riuscì ad avere un videogioco di Blade Runner che fosse la diretta emanazione della pellicola di Ridley Scott. Saggiamente, Westwood Studios decise di non raccontare le vicende di Deckard, ma quelle di un suo collega alle prime armi, Ray McCoy.
Blade Runner non era una semplice avventura investigativa, ma aveva alcune idee di design davvero interessanti, come una progressione degli avvenimenti in tempo reale e un grande focus sulle conseguenze delle proprie azioni. System Shock è un vero e proprio horror cyberpunk con uno dei cattivi più memorabili di sempre, l'intelligenza artificiale Shodan. Questo seminale sparatutto in prima persona, con una spiccata componente ruolistica, non si svolge solo all'interno di una stazione spaziale, ma ci fa combattere anche dentro il cyberspazio, in sequenze dove la grafica poligonale lasciava il passo ad un efficace e azzeccatissimo wireframe. Un supercomputer si diverte a torturare per 109 anni gli unici 5 sopravvissuti dell'olocausto nucleare. Questa in breve la trama di I Have No Mouth and I Must Scream, avventura punta e clicca che si basa sul romanzo omonimo del 1966 di Harlan Ellison. Non proprio cyberpunk in senso stretto, non ci sono hacker o innesti cerebrali, ma computer che diventano senzienti, manipolazione del corpo e della mente, e uomini che cercano di dimostrare la loro umanità, compiendo scelte dolorose.